I pennelli li ho, la carta pure, gli acquerelli anche. Cosa aspettiamo? Ricominciamo a dipingere! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, un nuovo video di pittura, di acquerello a dire il vero. Oggi voglio fare insieme a voi un trittico delicatissimo di ramoscelli in stile nordico, un modo di dipingere ad acquerello molto delicato, molto pulito e anche molto sfumato ed acquerellato. Vi spiegherò i miei trucchetti per far venire le sfumature e le cangianze di colore in maniera espansa e uniforme. Ma prima di farvi vedere come farò e cosa farò soprattutto, cliccate qua sotto su iscriviti se non siete ancora iscritti, pigiate sulla campanella per non perdervi video futuri e soprattutto venitemi a cercare su Instagram e su Facebook. Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, sono sempre io. E poi non dimenticatevi di venire a sbirciare sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori e una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele. Fatto tutto questo, trovate tutti i link di riferimento qui giù in info box, possiamo proseguire con il nostro progetto, un bellissimo trittico di rami in stile nordico da appendere per impreziosire le vostre pareti. E allora spostiamoci di là e vediamo cosa si farà. Ed ecco cosa useremo oggi per fare i nostri tre acquerelli semplici in stile nordico. Un 100% cotone acquerello watercolor artistico tradizionale white di Fabriano, un piccolo blocco veramente prezioso perché è proprio 100% cotone. Vedrete come performerà bene il nostro acquerello. Poi degli acquerelli Winsor & Newton, eccoli qui. E poi una matita, una gomma e i tre pennelli che andrò ad usare sono Martora Kolinsky della collezione Tintoretto, il 4, il 6 e l'8. Naturalmente dell'acqua e una pezzetta. Iniziamo subito. Quando si fanno degli acquerelli nordici e quindi delle cose molto lineari, semplici e pulite, è molto importante avere già in mente quella che deve essere la composizione. Vi consiglio quindi di tracciare con una matita in maniera molto leggera quello che voglio sia l'andamento del mio dipinto. In questo caso io creerò una serie di foglie anche messe così in maniera molto strana, giocando con dei geometrismi tondeggianti. Molto importante è la selezione dei colori. Infatti, il colore utilizzato deve essere un colore freddo, tendente al blu. Quindi sto utilizzando già un verde tendente al blu e lo sto sporcando di ulteriore blu e di un po' di bruno. L'importante è che i colori tendano leggermente al grigio, allo spento, che non siano colori troppo squillanti. Quindi andrò a segnare da prima l'andamento dello stelo. E poi su di esso costruirò le foglioline e lavorerò con bagnato su bagnato. Quindi prenderò il mio colore e lo poggerò. Dove voglio che ci sia una carica maggiore di colore, picchiettando andrò ad aggiungere. Per creare delle discromie all'interno delle foglie dopo aver colorato, ripasso con dell'acqua, anche
Asciugo bene le setole del pennello e poi tiro via l'acqua con le setole stesse, che una volta asciutte saranno super assorbenti. Vedete? Guardate, vi faccio vedere bene qui. Rifaccio rinvenire l'acquerello, sciacquo il pennello, lo asciugo, quindi tiro via un po' di colore. Col pennello asciutto, guardate, e voilà, e viene subito più mosso. Vediamo anche questo. Bagno, faccio assorbire, asciugo il pennello, bagno un altro pochino perché questo l'avevo a posto già da un po', asciugo bene il pennello e poi rivado col pennello asciutto a tirare via un po' di pigmentazione, e voilà, ed è subito un verde con delle sfumature più intense, non piatto. Quindi coloro, aggiungo del blu lì dove voglio che il tono sia più intenso, asciugo il pennello e tiro via dove voglio dare dei sentori di luce, mentre aggiungo dove voglio intensificare il colore. In questo modo verrà fuori tutta la delicatezza dell'acquerello. Bagno col pennello anche più sporco. Per me bagnato su bagnato non deve essere per forza un pennello pulito che bagna il foglio, può esserci anche la traccia del colore precedente. L'importante è che poi la tonalità più forte io la metta su fondo bagnato, voilà, e tiro via una parte di colore col pennello asciutto, quindi creo un colore un po' più intenso e macchio quella. Per macchiare le foglie che già ho colorato metto un punto e poi bagno un po' più avanti di dove metto il punto, guardate, lo faccio qua, metto un punto di colore, sciacquo il pennello, comincio a passare acqua e pennello fino a incontrare il punto dove ho messo il colore, quindi faccio spandere. Bagnato su bagnato, quindi bagno con un'ombra di colore precedente, in questo caso il pennello è poco sporco, quindi l'ombra sarà appena accennata. Prendo il colore e lo immetto lì dove voglio che sia più presente, quindi all'attaccatura e nella parte leggermente più esterna. Asciugo bene il pennello dopo averlo sciacquato e tiro via roteando il pennello sulla foglia. Bagno ancora le parti che voglio intensificare con un verde più scuro, un po' bluastro, e lo spando dove voglio che lui si depositi, tiro via dove voglio che rimanga più una macchia, ecco qui, lascio asciugare leggermente, creo un colore più intenso, metto un punto di questo colore più intenso, quindi più pigmentato qui. Bagno il pennello, comincio a dipingere col pennello bagnato più giù e arrivo al colore appena messo e lo faccio spandere. Quindi asciugo il pennello e tiro via dove voglio che ci sia la macchia di luce. Pennello bagnato, tiro su il colore e lascio spandere. Pennello asciutto e porto via un po' di colore. Lascio asciugare il tutto e dopodiché cancello le orme della matita. Il primo dei nostri acquerelli è pronto.
cancello più o meno tutto, perché non voglio che si veda molto l'orma, e vado di bagnato su bagnato, sporcando però leggermente il mio colore per vedere dove appongo il bagnato. Allora, per creare queste foglie partirò da una base assai scura per il gambo, dopodiché sciacquo il pennello e col rimasuglio o un po' di colore appena creo il fondo bagnato. Una volta creato il fondo bagnato asciugo il pennello e creo la prima lacuna di acqua al centro, tirando, asciugando il più possibile. Quindi scurisco la tonalità e la pongo in base. Sciacquo il pennello, bagno il centro, porto giù per far espandere in maniera morbida, come prima, tutto il colore. Adesso devo dare qualche tono di ammaccatura, quindi vario i toni, metto del bruciato, dell'altro blu, un po' di verde, creo un colore denso ma non troppo e lo inserisco sul margine quando è ancora bagnato. Prendo un po' di lacca rossa e l'appoggio sul margine superiore. Bagno il pennello, asciugo leggermente, tiro via il colore e do un fondo con questo. Quindi ripasso la lacca quasi del tutto in purezza e picchietto. Bagno il pennello. Allungo, asciugo il pennello e tiro via, lasciandola solo sul bordo esterno. Ok, prendo nuovamente il colore, lo metto sulla parte alta della foglia, prendo ancora un po' di blu per scurirlo un altro po' e macchio. Bagno il pennello, faccio andare su tutto, asciugo e tiro via il colore lì dove voglio che ci sia più luce, quindi rimacchio. Lascio asciugare e proseguo nella mia composizione seguendo questo preciso ordine, quindi immissione con un fondo colorato leggermente. Aspettiamo che anche questo si asciughi e poi cancelliamo le tracce di matita.
Adesso sfrutterò soprattutto la forma del pennello, di conseguenza non disegnerò le foglie, ma ho dato solamente una traccia di quello che è il percorso che dovranno avere le foglie e soprattutto non userò la tecnica del bagnato su bagnato, ma andrò bagnato su asciutto. Cancello anche la traccia che rimanga visibile solo per me e ecco qua, creo la prima foglia e porto giù il gambo. Schiaccio e sollevo, aggancio. Devo essere molto delicata sullo stelo e ogni tot fermarmi, prendere il pennellino più piccolo e creare anche qui le ombreggiature, quindi ribagnare, tirare via un po' di colore e andare ad aggiungere delle sfumature di colore che desidero, in questo caso sto aggiungendo del blu e anche un po' del rosso, ecco qua, per legarlo agli acquerelli che avevo fatto in precedenza. Quindi, perché naturalmente sto creando una composizione, un trittico, e allora un po' di blu e un po' di rosso, e quando immetto più coloritura, come prima, bagno il corpo della foglia e lo lascio spandere. In maniera del tutto naturale, quindi col pennello stesso magari tiro via, ecco qua, e immetto un po' dell'altro colore. Quindi bagno il corpo della foglia, tiro via l'eccesso di verde che avevo dato per dare la forma della foglia, inserisco il colore che voglio sia più in evidenza, quindi in questo caso in questa foglia è il rosso, lo spando sul margine e poi inserisco anche il blu dall'altra parte e lo spando invece nel corpo della foglia, ok? E continuo così per tutta la mia composizione. Quindi creo un verde di base abbastanza neutro e proseguo. Un'altra cosa molto importante per creare una bella composizione è alternare la grandezza delle foglie. Le foglie tutte a degradare o tutte uguali rendono la composizione molto piatta, invece alternando foglie singole a foglie doppie, foglie piccole a foglie grandi, foglie che vanno in un verso e foglie che vanno in un'altra direzione, il tutto prende ad avere una struttura molto reale, una connotazione molto reale, perché in natura non c'è un solo verso di far andare le cose, no? Le foglie, molto spesso le foglie sono rigirate l'una nell'altra o si perdono appunto in tumultuosi vortici. Ebbene, ricreare questo movimento crea armonia nell'insieme e non annoia l'occhio. Di conseguenza lo spettatore sarà portato a guardare con più piacere un quadro o un'opera in movimento che non un'opera statica. La staticità invece è data dalla pacatezza delle forme, dalla regolarità di esse, dal fatto che siano tutte come il nostro cervello si aspetta che stiano e di conseguenza tutte magari girate in un verso che seguano un ordine geometrico più prestabilito, diciamo così.
In poche parole, dobbiamo sorprendere il nostro occhio e quindi il nostro cervello e dobbiamo incuriosirlo nel vedere come le forme si esplichino all'interno del nostro foglio. Non solo giochi di colore, ma anche giochi di forme per rendere più dinamici i nostri soggetti. E anche il terzo è pronto. Adesso il nostro trittico è pronto per essere esposto. In cornici semplici, molto lineari, una accanto all'altra, è un perfetto complemento di arredo in stile nordico, assolutamente originale, nel senso che ogni acquerello, anche se copiate i miei, sono tutti diversi dall'altro, è naturalmente un qualcosa di pregio sulle vostre pareti che non siano delle dozzinali stampe ripetute in serie. Ricevo spesso vostri messaggi dove mi chiedete se i lavori di arte per te sono in vendita. Certamente tutti i lavori di arte per te, qualora li voleste, sono in vendita. Contattatemi in privato e vi dirò quanto è il corrispettivo per i miei lavori. Quindi adesso vi lascio alle foto e noi ci rivediamo subito dopo perché ho ancora qualcosina da dirvi. Ciao e buona acquerellatura a tutti! Allora ditemi, non sono bellissimi i nostri acquerelli? Sono tutti molto delicati, di design e molto molto moderni, seppur nella loro semplice pulizia. Come vi ho detto durante il video, tutti i lavori di arte per te da oggi sono in vostra disponibilità. In realtà lo sono sempre stati e che io non l'ho mai detto, ma se voleste comprare i prodotti di arte per te, ciò che i video di arte per te producono, ovviamente è tutto a vostra disposizione e sicuramente ci metteremo d'accordo per trovare le modalità per vendervi queste piccole opere d'arte in formato originale o come copie stampate, perché noi abbiamo sia le une che le altre, e questo per qualsiasi prodotto artistico di arte per te. Bene, adesso basta parlare. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, ma soprattutto lasciate un commento per dirmi quale dei tre è il vostro preferito o se avete delle richieste particolari che vorreste vedere traslate in acquerello o in pittura. Bene, non mi rimane che salutarvi, mandarvi un grande bacio e come sempre dirvi da Ombretta e da Arte per te è tutto. Ci vediamo al prossimo video creativo. Ciao!